All'indomani dell'assalto alla moschea sunnita di Hala, una serie di attentati sconvolge l'Iraq, dove l'offensiva jihadista e divisioni settarie sempre più forti ostacolano la formazione del nuovo governo. A Kirkuk, nel nord del paese, sono morte più di 20 persone e oltre 100 risultano ferite nell'esplosione quasi simultanea di 3 autobombe. Anche Erbil è stata teatro di attentati, un'autobomba ha fatto 3 feriti nella capitale della regione autonoma del Kurdistan, di solito risparmiata dalla violenza che ha toccato di nuovo anche la capitale irachena. A Baghdad almeno 8 persone sono morte in una sede dell'intelligence colpita da un veicolo carico di esplosivo. Intanto gli Stati Uniti sembrano essere sempre più vicini ad ampliare il raggio di azione contro i jihadisti. Dopo gli oltre 90 condotti dall'8 agosto, i raid aerei potrebbero ora colpire i loro obiettivi anche in Siria.